Dal promontorio del Mesco allo scoglio Montanaio si raccoglie un breve tratto della riviera Ligure di Levante, che prende il nome di Cinque Terre. Oltre lo scoglio Ferale e ancora più lontano l'isola Palmaria. Una catena di monti disposta quasi parallelamente all'Appennino scivola con i suoi contrafforti verso il basso e qui si immerge nel mare cupo e profondo. Un grande anfiteatro che si dispiega di fronte all'immensa distesa del mare per assistere sul grande palcoscenico lo spettacolo del sole che si annuncia e si accommiata con albe e tramonti ineguagliabili. Questo lembo di costa un tempo era chiuso a riccio, inaccessibile e inospitale. Lungo i crinali dei monti si estendevano ampie pinete che scendevano verso il mare fino a incontrare la macchia mediterranea. E tutto diventava un intreccio di lentischi, di euforbie, di eriche arboree e di querce. Ancora oggi, nonostante il secolare intervento dell'uomo sul territorio, il paesaggio ha conservato il suo fascino misterioso. La macchia mediterranea, in continua lotta con l'uomo, stringe dappresso i terrazzamenti per riprendersi quello che un tempo era suo e segna con il verde scuro degli arbusti la mappa del suo inarrestabile e vittorioso percorso. Quando i venti di Levante o di Ponente si insinuano nel golfo, sulle pareti di roccia batte forte il mare, che si frantuma in miriadi di cristalli. Poi, come zampilli di fontana, ricadono nel grembo materno e ridiventano mare. Nugoli di gabbiani, liberi e leggeri, nel volo elegante, volteggiano attorno a piramidi di roccia, su cui si annidano le agavi e i fichi d'India. Al di qua del crinale, a ridosso dei venti marini, sul fondo di una valle circondata da alte montagne, la tradizione dice che esisteva un borgo etrusco abitato da modesti e tranquilli contadini e che era chiamato Albereto. Non si trova sul luogo nessun segno, nessuna rovina del borgo, eppure la tradizione insiste che esisteva quell'agglomerato e che fu distrutto dalle orde barbariche di Rotari attorno al 641 d.C. Alla caduta dell'Impero Romano in epoca alto medievale, le invasioni dei barbari, specialmente quelle longobarde del VII secolo, spinsero la gente della montagna di questi luoghi a rifugiarsi presso le pievi di mezza costa che offrivano rifugi più sicuri. La pieve di Monterosso era una di queste e i suoi resti si trovano sotto l'attuale luogo di culto. In seguito, la presenza bizantina e il consolidamento dell'organizzazione ecclesiastica assicurò un lungo periodo di tranquillità e di pace. Poi, dal IX secolo fino a quasi tutto il X, le feroci scorrerie saracene portarono ancora lutti e miserie nei centri abitati della costa di tutta la Liguria. Dal 970 al 972, una coalizione di principi cristiani ricacciò le galee saracene sulle coste del Nord Africa e i predoni del mare ritornarono ai loro lidi. Anche se gli assalti dei pirati non cessarono del tutto, si diffuse una nuova speranza di pace e di fiducia nel futuro, che favorì il definitivo esodo degli uomini della montagna verso il mare, dove esistevano già piccoli insediamenti. L'uomo, nelle minuscole insenature, sugli alti speroni prospicenti il mare,
nei ripari delle anguste valli, ha posato le sue case, che hanno messo radici e sono cresciute nel tempo a più piani, rispondendo alle esigenze demografiche dei paesi. Piccole e umili case, aggrappate alla roccia come fanciulli al grembo della madre, e strette l'una all'altra in un fraterno e rassicurante abbraccio contro l'insidia proveniente dal mare, lontano, oltre l'orizzonte. Paesi sospesi tra il mare e la montagna, un mare cupo dai fondali profondi e montagne coperte di poca terra, a cui la macchia mediterranea si aggrappava con le robuste radici, come aquila con gli artigli alla roccia. Sappiamo poco di quel periodo. Realtà e leggenda si sovrappongono, così da lasciare ampio spazio all'immaginazione. L'uomo aveva bisogno di terra per affrontare il domani. Lo stesso bisogno comune a tutti i Liguri, i quali erano ricchi di sole, ma poveri di terra. E qui terra non ce n'era proprio. C'era soltanto roccia e acqua di mare. L'uomo fu costretto allora dalla necessità ad affrontare una sovrumana impresa e si aggregò agli altri poverelli. Una catena di uomini, come l'andirivieni delle formiche, giorno dopo giorno per 10 secoli si è arrampicata sui dossi dei monti. Gli eroi senza nome e senza volto incominciarono dal basso, dove la roccia penetra il mare, e scalarono la montagna. Estirparono prima le radici della boscaglia e poi eressero i leggendari muri a secco che trattengono la terra, come le dighe, l'acqua delle alture. Fra i terrazzamenti, pietra su pietra, costruirono scalinate senza fine. Canaletti di scorrimento dell'acqua piovana. Piccole scale a sbalzo ricavate sui muri di contenimento per non sottrarre terra alle coltivazioni. Fu una lotta continua, senza sosta, per preservare un ambiente artificiale in forte pendenza e per riparare i danni causati dagli agenti atmosferici. Fu una lotta continua, senza sosta, contro la minaccia della macchia mediterranea che con le sue radici si infiltra sottoterra fino a compromettere l'esistenza stessa della vite. Fu un lavoro ciclopico. La terra, gli antichi Liguri, se la sono costruita palmo a palmo. In secoli di fatica impensabile trasformarono un paesaggio selvaggio in un sistema di terrazzamenti entro cui diedero casa alla vite. La vite è stata coltivata bassa, contro le insidie del vento, e perché la terra la proteggesse col suo calore, come madre la sua creatura. Il contadino, curvo fino a spaccarsi la schiena, amorevolmente, con la sua corta zappa, l'aiutava a crescere. Sempre in ginocchio, come in chiesa. E il lavoro di qui è stato come una preghiera, un salmo disperato, gridato al cielo. Sull'accidentato e impervio territorio, accanto a brevi lidi sabbiosi, sulle scogliere spruzzate dal mare, c'è scritta una lunga storia di fatica, di solitudine, di fierezza, di coraggio, di tenacia, di dignitosa povertà. C'è l'epopea di un popolo che ha vissuto su di una terra ricca di sole e di selvaggia bellezza, ma povera di risorse naturali, che lo costrinsero a costruire pietra su pietra il proprio destino. La pietra l'ha strappata alla roccia o l'ha cercata sui greti degli impetuosi torrenti e l'ha portata a spalle dentro strette e alte corbe sugli erti pendii. Anche la terra l'ha portata a spalle, cercandola lontano, chissà dove. Generazioni dopo generazioni, l'uomo ha coperto di pietra e di terra la nuda roccia, dalla battigia fino a toccare il cielo.
quando la terra fu sua, l'amò di un amore profondo. Questa ingegnosa architettura agricola del contadino ligure, che ha trasformato le balze delle colline e delle montagne, ormai è fusa con il paesaggio, è il paesaggio stesso. La scenografia del territorio, nel tratto dominato dai terrazzamenti, ove ancora alberga la vite, muta nel corso delle stagioni. In primavera, il giallo, il viola, il rosso, il lilla e tanti altri colori di quante sono le infinite specie dei fiori selvatici allietano il risveglio della vite dal suo lungo torpore invernale. Poi il verde delle prime foglie si colora del giallo dello zolfo. In estate il verde dei vitigni si alterna con il bruno chiaro delle pietre che una sull'altra formano le trincee entro cui è trattenuta la terra, dove vive la pianta dalla foglia caduca. In autunno, il giallo, il rosso delle foglie preannunciano il letargo della vite e colorano le balze che fronteggiano il mare. Nell'inverno, il paesaggio ormai nudo mostra il percorso dei terrazzamenti, che sinuoso si allunga sui fianchi della montagna, fino a stringerla forte forte in un abbraccio fraterno. Tutt'attorno l'argenteo grigio degli ulivi che si stempera sull'azzurro dell'orizzonte, il verde dei pini, il colore mutevole del mare che si veste dei colori dei suoi difformi fondali. Gli stretti percorsi che salgono e scendono sugli strapiombi in mezzo a filari di viti e scampoli di uliveti aprono di continuo a scenari indescrivibili che bave di brezza marina profondano del profumo dei fiori e delle erbe aromatiche. Scie bianche come quelle delle balene scheggiano il mare dall'azzurro cupo e indicano la rotta dei battelli che traghettano i turisti da un capo all'altro delle Cinque Terre. Quando il ronzio delle api e delle vespe si propaga lungo i filari delle vigne e si confonde con il brusio dei turisti che sciamano estasiati sui percorsi delle antiche mulattiere, allora è estate e presto sarà tempo della vendemmia. La somma degli sviluppi lineari dei muretti a secco raggiunge i 2000 chilometri, tanti quanti sono quelli della muraglia cinese. Oggi, al tempo della vendemmia, numerosi trenini a cremagliera scorrono su e giù per le balze sulla loro monorotaia, spostandosi da un centro di raccolta dell'uva a un altro. La meccanizzazione è venuta incontro all'uomo e la fatica non è più quella di un tempo, come non è più quello di un tempo il rito che la vendemmia in sé esprimeva. Festose giornate trascorse insieme, dopo mesi di isolamento tra i terrazzamenti, che facevano sentire al singolo il senso di appartenenza alla medesima comunità. Lasciato Levanto e superata l'erta scoscesa di Capo Mesco, appare un paesaggio scabro e tutto frastagliato, in cui si sono insediati cinque paesi, conosciuti in tutto il mondo, con il nome collettivo di Cinque Terre. Poco sotto, Monte Rosso con la sua spiaggia, che il lungomare di Fegina corona fino al porticciolo Ducantu, dove le barche, che sono tenute al guinzaglio, si accucciano sulla superficie delle limpide acque. Questa zona pianeggiante, sviluppatasi di recente, occupa con villette eleganti e piccoli alberghi l'insenatura
che si raccoglie sotto la protezione di Punta Mesco. Nei giorni tiepidi dell'estate, quando il mare si acquieta, nella piccola rada le imbarcazioni da diporto galleggiano al sole, sonnecchiando come le tartarughe. Lontano, sui crinali, boschi di pini, e a mezza costa le terrazze con le vigne, orlate da fazzoletti di oliveti, che digradano verso il mare e qui si smorzano per lasciare spazio a un breve lido sabbioso. Una delicata brezza marina increspa la superficie liscia del mare e il silenzio del tranquillo sito è appena rotto dal festoso giocare dell'onda sulla riva. Alto, possente, il gigante si erge sulla spiaggia e affida i suoi pensieri all'infinito del mare. Lo scultore Arrigo Minerbi, su incarico ricevuto, all'inizio di questo secolo ha condannato la gigantesca cariatide che rappresenta Nettuno a sorreggere un'enorme conchiglia, che poi altro non è che un'ampia terrazza sul mare di proprietà della Villa Pastine. Poco distante c'è la villa che Eugenio Montale abitò negli anni della sua adolescenza. A oriente, ai piedi di una collina, Torre Aurora del XVI secolo. La costruzione, che un tempo aveva compiti di vedetta e di difesa, ora segnala la simbolica divisione del lungomare di Fegina dall'originario borgo di vignaioli e di pescatori. In posizione dominante sorgeva un castello turrito che fu degli Obertenghi, dei Lagneto, dei Doria, dei Fieschi. Non si sa con esattezza l'epoca della sua costruzione. Si presume che in questa località, chiamata Buranco, esistesse un grumo di case abitate da poveri contadini pescatori. Al tempo che le orde barbariche rappresentavano un pericolo per l'esistenza, questi lasciarono la piana e si unirono all'esodo dei terrorizzati abitanti di Albereto che abbandonavano la montagna. Si nascosero sotto la protezione del castrum, così come fanno i pulcini sotto le ali della chioccia quando si scatena il temporale. La loro fede li spinse a costruire, vicino ai nuovi e umili rifugi, una chiesetta dedicata a San Cristoforo, che ora, ridimensionata dall'usura del tempo, è la cappella del cimitero. Dell'antica fortificazione rimangono due torri e i resti delle mura, che fanno da sostegno alla parte più vecchia del cimitero. Poco di sotto, adagiato su di un pianoro di una collina rocciosa, si distende il piccolo convento dei Cappuccini, del XVII secolo. L'orticello, a destra, spazia fino a Punta Mesco e a sinistra, con la sua palma, su tutto l'arco delle Cinque Terre. Ai suoi piedi, San Francesco gioca con Frate Lupo. All'interno, il convento si raccoglie attorno alla sua Madonna, posta al centro del piccolo e silenzioso chiostro, tutta assorta in preghiera. Lecci e cipressi ombreggiano la chiesetta, che custodisce uno splendido dipinto, attribuito alla scuola del Van Dyck. Sull'altare, San Francesco e l'Immacolata. Il piccolo e antico borgo di Monterosso si aggomitola attorno alla chiesa parrocchiale, dedicata a San Giovanni Battista, che è del 1307. La torre merlata, in un primo tempo eretta con compiti di vedetta, fu in seguito sopraelevata con la cella campanaria. La chiesa è a tre navate, con le colonne a fasce bianche e nere e gli archi gotici. La facciata, che è pure a strisce bianche e nere, si fregia di un bellissimo rosone gotico. L'altare, barocco, è del 1744. A lato, nella piazzetta, l'oratorio Mortis et Orationis
fu sede dell'Arciconfraternita dei Neri Incappucciati ed è una costruzione barocca del secolo XVI. Al suo interno viene conservata la statua di Sant'Antonio Abate, proveniente dall'eremo di Puntamesco, di cui rimangono alcuni resti. I monaci, che vivevano una vita di preghiera e di povertà, dall'alto segnalavano agli abitanti della costa il pericolo saraceno, con fumate di giorno e falò di notte. Una breve spiaggia addolcisce il paesaggio, che come una cascata sembra precipitare in mare e da sempre favorisce la pesca. Un giorno del tempo, uomini taciturni e forti, più figli della terra che del mare, seguirono il corso di un torrente e si fermarono dove l'acqua dolce si incontra con quella salmastra. Il torrente era chiamato Vernazzola. Forse da qui, dopo innumerevoli ritocchi, il definitivo nome di Vernazza, uno dei più caratteristici borghi delle Cinque Terre, acquattato in una minuscola e ben protetta ansa. Le prime case si assieparono in alto sulle sponde del torrente, poi scivolarono lungo i suoi argini e raggiunsero la marina. Qui si allargarono a ventaglio per dar posto a una piazzetta e raccogliere così il respiro del mare. In seguito risalirono il fianco del promontorio che penetra il mare e si nascosero dietro il baluardo di pietra contro il pericolo saraceno. Gli uomini che scesero dai monti e che terrazzarono con immensa fatica gli scoscesi pendii presero più tardi confidenza anche con il mare. Divennero allora valenti e temibili marinai. Vernazza, un borgo abitato da uomini che erano a un tempo contadini, pescatori, marinai. Scale strette come camminamenti arrancano tra le case alte delle palazzate e stanche si riposano sul pianoro ad ammirare il mare. Tutt'attorno i segni di un passato buio, durante il quale il borgo si chiudeva a riccio e si proteggeva con le sue mura, con le sue torri e con i suoi forti. Il paese è ora tranquillo e pacificamente invaso, come gli altri borghi delle Cinque Terre, da migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. Ragazzi festosi nuotano tra le barche colorate e una chiesa si bagna i piedi e prende come un villeggiante il sole. È la parrocchia del 1318, dedicata a Santa Margherita d'Antiochia, con la sua caratteristica torre campanaria, simile a un minareto, alta 40 metri e di forma ottagonale. Un sole caldo che abbaglia tormenta le onde, che cercano riparo sotto la sabbia. Allora, dispettoso, si piroetta in chiesa come un saltimbanco e molesta la mistica penombra a gara con il tremolio delle candele. E tutto è un sussulto di luci e di ombre, come quelle delle lucciole nella notte. Con i suoi caruggi pavesati di biancheria stesa al sole, con le sue facciate colorate, con i tetti d'ardesia, con i chiostri di antichi monasteri e le sue torri, Vernazza è una sintesi della Liguria. Alta, sul porto che spazia sul mare e sulle colline terrazzate, c'è l'ultima dimora di chi non ha voluto lasciare l'amata terra e l'amato mare. Provenendo da Manarola e percorrendo la pedonale che fiancheggia lo spiaggione,
così chiamato un tratto di spiaggia sassosa, si giunge ai piedi della lunga scalinata che porta a Corniglia, una frazione di Vernazza. 365 scalini, tanti sono i giorni dell'anno, scalano la parete dello sperone roccioso, alto sul mare. In questi ultimi tempi ne sono stati aggiunti altri 12 e così ora sono 377. Quando il sole si alza sui monti e fa la sua prima apparizione sul golfo, si va a posare delicatamente sui tetti delle case, quelle che occupano la posizione più alta dell'antico e piccolo borgo. A mano che procede nel suo cammino, modella le balze terrazzate dei vigneti che digradano verso il paese, alto sul mare, e lo tinge di colori indescrivibili. Acquattata come aquila su di un pianoro, a 90 metri di altezza, Corniglia è il borgo di mezzo. Seguendo il caruggio principale, si giunge a un'altana abitata dal vento e dal sole, e di lì si vede verso Punta Mesco e verso Punta San Pietro tutta la costiera delle Cinque Terre. Un dedalo di viuzze si allarga, come le radici dei pini, sotto gli archi che sostengono le case. Poco distante dal nucleo principale, entro una sella alta su di una piazzetta, si eleva la chiesa di San Pietro. Semplice nella sua bellezza, ha una facciata in stile pisano-ligure. Un rosone in marmo di Carrara, che è opera dei maestri pistoiesi Matteo e Pietro di Campiglia, è di notevole pregio. La chiesa è stata costruita con pietra del luogo, nel 1334 sui resti di una più antica, anteriore al 1000. L'edificio sacro è stato portato a termine nel 1351, dopo 17 anni, e ora è stato dichiarato monumento nazionale. Lasciato Rio Maggiore, percorrendo la Via dell'Amore, così chiamata una pedonale tagliata nella roccia, in brevissimo tempo si raggiunge Manarola. Da questo versante, su in alto, appaiono alcune case protette da schermi di roccia nera. Dal versante opposto, sopra il cimitero, si vede l'intero paese che sta in equilibrio su guglie di pietra. Il sole, sempre a picco sul mare, inonda di luce la superficie salata, che come un grande specchio la riflette sulla scogliera nera, dove sono disposti grumi di case armoniosamente colorate. Il vecchio torrente, ora ricoperto da una coltre di cemento, scorre sotterraneo verso il mare. Ai piedi delle case, sugli strapiombi, ritagli di orti si esibiscono in giochi di equilibrio, come gli acrobati nel circo. Ogni pezzo di terra, nelle Cinque Terre, è stato messo a frutto e venerato come una reliquia. Spicchi di azzurro fanno da fondale alla parata delle palazzate colorate. Il caruggio, compresso dalle case, esplode in una piazzetta su cui c'è la parrocchiale. È una chiesa del 1338, dallo stile semplice e solenne, dedicata alla nascita di Maria Santissima. La facciata, in arenaria, ostenta un bellissimo rosone del 1375. In un angolo della piazza, staccata dal luogo di culto, c'è un tozzo campanile e l'oratorio della confraternita della Santissima Annunziata. Il primo paese delle Cinque Terre, provenendo dalla Spezia, è Rio Maggiore. Dall'alto di uno dei suoi tornanti si vede lo scoglio Ferale e oltre l'isola Palmaria. Un sole a picco sulla scogliera
dà al paesaggio effetti lunari e preannuncia al di qua di Punta Montenegro una costa frastagliata. Al fondo di una stretta valle percorsa dal torrente Rio Maior, che dà il nome al borgo, si apre a ventaglio un anfratto che il mare, non appena scosso dal vento, prende d'assalto e lo imbianca di spuma. Gridi stridenti segnalano la presenza dei gabbiani, che si esibiscono tra le folate del vento in acrobatici voli. Case alte come trampolieri si allungano verso il cielo, in cerca di spazio che l'avara terra nega, mentre strette e nervose scalinate salgono su per le erte e scompaiono nel buio delle case sottovoltate. Il porticciolo, protetto da scogliere frastagliate e da una barriera artificiale, dà rifugio alle barche che sonnecchiano accucciate come i cani sotto le stradine che orlano l'approdo. Dietro le quinte del pittoresco riparo, le case si allungano, arrancando sulle sponde del torrente e raggiungono in alto gli orti che precedono i vigneti. Il torrente scorre sotto una coltre di cemento, ora diventata strada. Telemaco Signorini, il macchiaiolo toscano, fu affascinato dal borgo aereo sul mare che gli ispirò molti dei suoi dipinti. Lo frequentava durante l'estate perché i policromi colori delle case sono ravvivati dai raggi caldi del sole. Colonne di turisti salgono scale mozzafiato e spariscono dentro il ventre delle case per poi riapparire all'aria aperta su un'altana di fronte al mare. Nella parte alta del paese si trova la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, che è del 1340. Essa è a tre navate e si ispira alle chiese monastiche genovesi del XIII secolo. Sopra all'altare si erge il bel crocifisso, attribuito alla scuola genovese dei secoli XVII e XVIII. Sulla facciata un raffinato rosone in marmo di Carrara, che richiama quelli dei maestri di Campiglia. In posizione dominante, il castello, costruito nel 1260. La strada dei santuari, così viene chiamato un percorso scavato a mezza costa nella montagna e che sinuoso scivola tra i boschi, i vigneti, le pinete, gli uliveti e che porta ai santuari. Cinque terre, cinque santuari, un santuario per ciascun paese. Essi furono i punti di riferimento del vivere degli uomini di questo breve tratto di costa ligure. Sono costruzioni semplici e di modesto pregio, che al loro interno custodiscono numerosi ex voto. Al di là delle loro testimonianze di fede per grazia ricevuta, essi costituiscono un ricco e genuino patrimonio della cultura popolare che va dal 1300 al 1800 e che ci tramanda autentiche rappresentazioni della vita contadina e marinara delle Cinque Terre. Il santuario di Monterosso, che è dedicato alla Madonna di Soviore, è situato a 465 metri sul livello del mare. È il più antico santuario mariano della Liguria ed è il tipico palazzo ostello per i pellegrini. Al primo piano sono disposte le camere, a cui si accede per mezzo di caratteristiche scale che sembrano ponti levatoi. Al fondo dell'ampio piazzale, ombreggiata da alti lecci, la chiesa ha una sola navata con il campanile quadrato. Il santuario di Vernazza è dedicato a Nostra Signora di Reggio ed è situato a 310 metri sul livello del mare. La chiesa sorge su di un grande piazzale alberato. È piccola e ha una sola navata con tetto a capanna. Dietro si allunga la foresteria, su cui sovrasta l'alto campanile.
Il santuario di Corniglia, che è dedicato alla Nostra Signora delle Grazie, è situato a 385 metri di altitudine, su di un crinale da cui si domina una delle più belle vedute delle Cinque Terre. Tutt'attorno poche case che formano il piccolo paese di San Bernardino. Il santuario di Manarola è dedicato a Nostra Signora della Salute ed è situato a 340 metri sul livello del mare. Il santuario si trova a Volastra, una frazione di Manarola. L'agglomerato di poche case, circondato da oliveti e vigneti, è adagiato su di un magnifico poggio. La semplice e modesta chiesa è un monumento del XII secolo, a una sola navata, con facciata a capanna e il portale a ogiva del 1300 circa. Il campanile è a forma tozza. Alto sul mare, a 340 metri di altezza, il santuario di Rio Maggiore è dedicato a Nostra Signora di Montenero. La chiesa ha una grande facciata, sorretta da tre archi sotto cui scorre un porticato. Un massiccio campanile quadrato sovrasta la foresteria, un edificio che un tempo ospitava i pellegrini. Ci sono i trenini ora, che passano sopra le scalette di pietra e che un tempo i contadini salivano e scendevano con grandi pesi sulle spalle. La fatica non è più quella di un tempo e i trenini che passano con disinvoltura da una balsa all'altra danno al paesaggio un'immagine suggestiva. Ma questi luoghi non apparterranno mai al mondo di oggi, che ragiona soltanto in termini di economia di mercato. Da tempo i giovani delle ultime generazioni hanno lasciato gli strapiombi da capogiro per trovare lavoro in città e così ogni vecchio che muore lascia in eredità alla macchia mediterranea il suo pezzo di terra. A poco la natura si riprenderà quello che un tempo era suo e cancellerà per sempre una delle più grandi imprese dell'uomo ligure. Rimarrà il brontolio della risacca, rotto dal grido dei gabbiani. Rimarrà il vento, eterno come il mondo, che cercherà gli uomini dal viso scavato che hanno vinto la montagna. Rimarrà il sole, eterno come il vento, che cercherà gli uomini taciturni e curvi sulla amata terra. Rimarranno i paesi, perché essi hanno messo radici nella roccia e parleranno degli uomini delle Cinque Terre e della loro storia, scolpita sulla montagna.